Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto a una puntata, abbiamo ospite un cantante, Giliafa, Ciao a tutti. rap, parliamo di rap in questo caso, sempre in musica. A questo punto la prima domanda, se dovessi descrivere a chi ci ascolta, chi è Giliafa, come lo descriveresti? E soprattutto, come lo inseriresti in una canzone? Allora, se io dovessi descrivere chi è Giliafa, innanzitutto un ragazzo come tutti gli altri, che ha dei sogni come tutti gli altri. E che ci sta mettendo costanza in quello che fa, quindi è una persona che si applica al 100% su tutto quello che fa e ci crede davvero. Quindi quello che potrei dire anche agli altri, ai ragazzi, ai miei coetanei, di fare la stessa identica cosa, e non importa qualsiasi ambito stiano facendo. Per quanto riguarda invece come inserirmi in una canzone, dipende. Io sono una persona molto versatile, artisticamente parlando, ascolto di tutto, dalla musica classica, mi interesso anche alle anche ai generi che non ascolto direttamente, vado comunque a curiosare, perché grazie a quelli comunque poi trovi un'ispirazione da portare poi nella tua nicchia, nel tuo modo di fare musica. Quindi io penso che ogni tipo di musica, ogni genere sia importante per fare il progetto che stai facendo, no? Quindi penso che sono molto versatile. Ogni canzone, sinceramente, saprei inserirmi. Poi dipende se deve piacermi o no. A questo punto parliamo dell'ultimo singolo, l'inizio. Come nasce questo brano? Da cosa è tratta ispirazione? Allora, questo brano in origine doveva essere un brano totalmente afro trap, sulle basi dell'afro e della trap. Poi comunque in studio abbiamo visto che potevamo renderlo un po' più afrobeat, un po' più pop, quindi abbiamo deciso di cambiarlo. Ci abbiamo lavorato sopra, sulla voce, sulle strumentali e è riuscito a mutare il brano è uscito totalmente da una cosa diversa. L'ispirazione, comunque, il titolo, all'inizio non era proprio il titolo, no? Era Ora sono qui, è il ritornello. Poi ho deciso di dargli proprio il titolo all'inizio, proprio perché è il mio primo progetto discografico. Non è la prima canzone, però è il mio primo progetto discografico. Quindi ho detto, diciamo che si parte da qua. Poi, comunque, non è la prima cosa che faccio, ne ho altri. Infatti, come sound è molto diverso dalle altre mie canzoni, però ho voluto comunque sperimentare, perché la musica è anche un esperimento, no? Ho voluto anche sperimentare e per questo motivo qua è uscito un pezzo così, che comunque aiuterà anche gli altri ad andare a scoprire quello che faccio. Oltre a questo genere, faccio anche tanto altro. Eppure, sì, ti ascolto. Ispirazione comunque per quanto riguarda il testo è stato visto che gli ho dato il nome all'inizio, proprio perché è stato il primo progetto discografico, ho pensato al fatto che comunque andava scritto quello che ho scritto, perché tutto quello che ho fatto fino adesso era comunque per partire da un punto. E infatti nel testo parlo molto di mia nonna, parlo molto della mia vita giù in Africa, del mio viaggio dall'Africa qua in Italia, le mie varie esperienze, no? E quindi tutto quello ha portato a questo oggi, a questo brano. Quindi diciamo che è un punto di partenza per quello che voglio andare a fare. Nella realizzazione dei brani, in questo caso, nascono prima le parole oppure nasce un beat, un riff, che poi da lì dà Allora, origine oppure nascono insieme? no, nasce prima il beat. Io sempre devo ascoltare la strumentale. È quella che poi mi dà ispirazione, perché se ascolto una strumentale triste, ovviamente la canzone, le parole avranno un mood diverso. Se invece ascolto una canzone più allegra, più cattiva, a seconda della base che ho, di quello che mi trasmette, io giustamente faccio uscire il testo. Quindi c'è stato praticamente il beat, prima la base, abbiamo lavorato sulla base e dalla base poi abbiamo lavorato poi sul testo. E poi insieme è uscito così.
Tu scrivi in diverse lingue, ma è più facile inserire tante parole come nell'italiano, perché ovviamente nell'italiano si tende a esprimere con più parole, oppure un po' più sintetico, perché canti anche in francese, quindi forse musicalmente un pochettino in alcune situazioni è più armonico in quel caso. Allora, è un arma a doppio taglio, perché comunque l'italiano sì, devi, non puoi semplificare le cose come il francese. Il francese ci sono delle cose che puoi dire con magari tre parole, mentre in italiano devi dirlo tutto, perché sennò poi dicono che ti sei mangiato la parola, ma non ha senso detto così, quindi con l'italiano è più difficile. Però è un allenamento, no? Nel senso io scrivo sia in francese che in italiano. E questa cosa qua di mischiare entrambe le lingue io trovo che sia una roba molto, molto originale, perché almeno non vado a snaturarmi, nel senso non dimentico nulla, non dimentico nell'italiano, che è la lingua comunque che conosco da quando sono qua, da quando ho 8 anni, e non dimentico neanche la mia lingua madre, che è il francese, che è la mia lingua proprio originale. Quindi avere questa cosa qua, secondo me, è un potenziale, perché posso variare tante volte, fare magari una strofa in italiano e il ritornello tutto in francese, o magari fare prima strofa in italiano, poi la seconda strofa in francese e il ritornello italiano e francese. Questo mi permette, se le cose vanno bene un domani, comunque di avere anche un pubblico più ampio, perché comunque avendo due lingue su cui posso contare, allarga più il mio pubblico. E secondo te la visione della musica all'estero, perché non hai detto comunque parti anche nel mondo esterofilo, secondo te la visione della musica è diversa rispetto al mondo musicale italiano? E che se c'è differenza, quale secondo te? Allora, sì, secondo me c'è differenza. Io ho notato che in Italia certi sound, certe cose escono un po' dopo. Io ho vissuto in Francia 3 anni e quando vivevo in Francia era già uscita la trap. E la trap era già da un po' in Francia che andava la trap. C'erano artisti molto forti che facevano trap e in Italia ancora non era uscita. Non sapevano cos'era la trap. Io mi ricordo che mentre ero in Francia mandavo i pezzi ai miei amici qua e dicevo: ascolta questo che spacca, è una roba diversa, spacca. Però loro qua ascoltavano un altro genere. Poi 2 anni dopo, poi sono usciti nel 2016 tutti i ragazzi che da Milano a Genova hanno comunque poi portato la trap in alto in Italia. Ma la trap esisteva già 2 anni, 3 anni prima in Francia. Quindi c'è questo ritardo, musicalmente parlando, anche per l'Afrobeat. L'Afrobeat, il genere afro, è accettato in Belgio, in Francia, ci sono superstar in Francia, in Belgio, che fanno afro trap, afro drill, afro beat. Invece in Italia la cosa deve ancora un po' arrivare. Quindi io penso che comunque arriverà. È un rischio fare magari quello, perché dici: cavoli, sono da solo a farlo, oppure siamo veramente in pochi, quindi non prenderebbe come. Però secondo me non è detto, perché se prende, sei il primo che lo fa e diventi veramente forse l'unico, o siamo veramente in pochi, quindi il mercato ce l'abbiamo solo noi. Se siamo in tanti a fare la stessa cosa, c'è anche il rischio che, ok, magari riesci a farti notare, ma c'è anche il rischio che ti fai dimenticare subito, non duri tanto. Invece conoscere una cosa che è proprio tua, che hai portato, sei uno dei pochi a farla, ti differenzi dalla massa, no? E a questo punto, ma bisogna per forza catalogare un artista in un genere, perché tu in realtà non fai soltanto rap, trap, ma misceli in base alla situazione, in base al momento, in Sì, base alle sensazioni. esatto. Io, infatti, tante volte quando mi chiamano rapper, io ho detto: non mi ritengo un rapper, io mi ritengo un artista, perché ogni mia canzone ha una sua storia, ha un suo mood, ha un suo suono. Non sono uno che fa trap, allora faccio solo trap. Non sono uno che fa così. Se tipo ho un'ispirazione che mi fa venire voglia di fare afro, io faccio afro. Se voglio di fare trap, faccio trap. Se voglio di fare la drill, faccio drill. Ma questo perché? Perché ascolto la musica veramente a 360 gradi. Non ho una roba che dico: no, questo mi piace, questo mi cimento su quello. Io ascolto di tutto. E penso che ogni musica ha la sua storia, ogni brano ha la sua storia. Quindi se un giorno sono arrabbiato e riesco a esprimermi meglio magari sulla drill e la trap, ma se un giorno magari sono felice, magari faccio una roba tipo più afro, più tranquilla.
Quindi dipende dal mio stato d'animo, dipende dal mio stato d'animo, non ho una, non mi si può catalogare a lui è un artista trap, no, perché ci sono anche momenti in cui faccio freestyle soltanto di old school, dove il beat è soltanto boom bap, old school, e ci rap sopra. Però tante volte ho avuto questi consigli qua di fare una cosa e rimanere su quella, ma secondo me, per come sono fatto io, a me piace tipo seguire il mio istinto, e secondo me no, non, secondo me è sbagliato. Perché più cose sai fare, meglio è. Puoi fare anche un album in cui magari puoi fare anche semplicemente 10 pezzi e ogni pezzo è un genere diverso. Può funzionare. Può funzionare. Non è che devi fare un album per forza, magari tutto trap, perché magari colpirai solo poche persone, ma se fai anche un album in cui magari su 10 pezzi, 11 pezzi, ogni pezzo è differente, comunque è sempre, sei sempre tu, è sempre la tua storia. Solo che la stai raccontando su un binario diverso, semplicemente. Quindi puoi fare anche un album figo anche in questo modo. E prima cosa, ci sono artisti in cui ti sei ispirato? Comunque, in realtà musicalmente poi ti hanno fatto anche crescere? Sì, ma gli artisti americani ce ne sono, sono quasi tutti old school, no? Si può parlare di Ice Cube, Eazy-E, anche quelli 50 Cent, Eminem. Gente così. Nella parte africana ci sono anche i nostri artisti, del Coupé Décalé, che è un genere ivoriano, il Coupé Décalé, Arafat, DDB, abbiamo artisti anche noi personali, c'è anche l'Afrobeat, c'ha persone di spunta come Burna Boy, comunque artisti, io guardo tutti gli artisti, nel senso ascolto tutti, da quello prendo il mio, cioè non ho praticamente l'unico che mi ha ispirato, che dici no, è stato solo questo, no, perché visto che ascolto musica francese, musica italiana, rap americano, anzi ho iniziato anche ad ascoltare adesso anche un po' di rap tedesco, per dirti, cioè, per avere più cose in testa, più è come un'enciclopedia, no? Più cose sai, più suoni senti, più sarà facile per te fare anche musica. Se ascolti solo una cosa, se quella passa di moda, tu rimani lì. È finita per te. Ma se tu sei aperto, ecco perché con il progetto discografico, quando è uscito, la prima volta che ho sentito il beat, ero un po' scettico, ho detto cavoli, questo sembra tipo pop mischiato afrobeat, un po' particolare, non è come gli altri miei pezzi. Però ho detto dai, proviamoci, vediamo cosa esce fuori e lavoriamoci sopra. E con l'impegno, comunque, penso che sia uscito un buon prodotto, però quello poi vedremo, lo so, sarà il pubblico a giudicare, vedremo se piacerà veramente o no. Noi ci ritorniamo un pochettino sull'inizio. Quando a quel punto l'ha inciso, comunque vada, l'hai fatto ascoltare per la prima volta, perché poi alla fine i primi tessera sono le persone più vicine a te. Qual è Sì. stata la faccia che hanno fatto, la reazione che hanno fatto, e quale sensazione hai provato? Ma in cui hai detto: ok, ma questo è proprio un punto d'inizio, da qui parto io. E qual è la tua sensazione che hai provato poi nel vedere le loro Allora, facce? quando hanno ascoltato il pezzo, sono rimasti un po', hanno detto, ma tu non fai questo, cioè nel senso tu fai questo, ma non in questo modo. Lo fai, ma non in questo modo. Io ho detto sì, però è particolare, ha un sound diverso. Il fatto che io magari porto una cosa diversa può funzionare, capito? Perché non dobbiamo per forza cimentarci su un'unica via. Se devo guardare tutto il pezzo, io mi riconosco più sulla fine, perché alla fine del pezzo gli esce tipo una parte di me che loro conoscono. Infatti, verso la fine, hanno detto nella fine, nell'ultima parte della canzone, quando switcha il beat. È diventato talmente aggressivo, inizia a rappare più aggressivo. Loro mi hanno riconosciuto più lì, mentre dall'altra parte mi hanno riconosciuto molto più tranquillo, anche se rappavo con comunque enfasi, con determinazione, hanno comunque visto che il beat mi addolciva. Però verso la fine il beat cambia totalmente, è molto cattivo e lì hanno detto "Cavolo, alla fine spacca tantissimo. Tutta la canzone spacca, ci piace, ma alla fine sentiamo più che tu sei verso la fine". E quello nella parte centrale del brano, l'inizio, tutte queste cose qua, sentiamo che è un Gigliafa più lavorato, mentre la parte finale è quello più grezzo, quello vero, capito? E quindi l'hanno vista così, ma a forza di risentire il pezzo adesso gli piace, adesso, forse perché io comunque l'ho bombardato in testa per bene, però la prima volta sono rimasti un po' così.
E invece hai suonato dal vivo sicuramente. Sì, abbiamo fatto Quant diversi qual live. è qual è la sensazione che provi in cui salendo sul palco ti si apre la quarta platea davanti al pubblico? Io cito la quarta platea perché rappresenta un po' come un teatro il palco. Però ti si apre inizialmente è silenzioso, ma poi è un'energia che cresce dal pubblico perché poi comincia a essere partecipativa. Ti trasmette quell'onda di energia che tu senti e tu ritrasmetti. Poi a volte capita che è buio, ci sono le luci addosso, non le vedi, ma tu senti che c'è gente che si emoziona. Qual è la tua sensazione, le tue emozioni che provi? Io quando salgo sul palco sono, non so se si può dire, indiavolato nero, ma proprio praticamente non ho una sensazione, cioè non è gioia quella che provo, cioè è proprio grinta, rabbia, perché è come se non lo voglio proprio mangiare. E sta cosa qua la percepisco anche dalle persone sotto, perché è quello che è l'input che gli do io a loro. Non gli faccio capire, non sono sul palco, divertiamoci insieme, sono sul palco, gli faccio capire, spacchiamo tutto. E quindi dipende anche molto da quello che fa l'artista sul palco, perché alla fine è un po' anche come un film, no? Se tu guardi un film noioso ti addormenti, se guardi un film triste il tuo umore cambia, un film felice, il comico ridi, stessa cosa. Essere sul palco è come essere su un film, cioè praticamente tu devi dare un input alle persone che sono giù a guardarti, attraverso la tua musica sì, però io dico, se tu non hai l'atteggiamento, puoi anche fare la musica più aggressiva del mondo, ma se sei sul palco tutto intimorito, la gente sotto lo nota e rimangono lì così a guardarti come per dire, cosa sta facendo questo? Però se sali sul palco con determinazione e rabbia, se è bello grintoso e tutto, anche chi non ha voglia di muoversi, si muove lo stesso, perché gli dai quell'input, gli dai quell'energia lì, e non può non muoversi, non può non amare quello che stai facendo. Quindi il palco io lo vivo molto come la prova del 9, perché andare in studio puoi sbagliare, registrare, cancellare, puoi cambiare la voce se non sai cantare, puoi aggiustare delle note, però sul palco no, sul palco si vede proprio l'artista, si vede proprio la prova del 9, te davanti alle persone, è un po' come uno che fa pugilato, no? Puoi dare tipo tanti pugni al sacco, ma finché non si muove non è che non si capisce quanto sei forte. Invece quando tipo c'è l'avversario che si muove, può schivare poi rit e rispondere, lì si capisce quanto sei forte. Stessa cosa col pubblico, lì hai proprio le persone davanti a te e tu devi convincerli che sul palco vali. Quindi preferisco mille volte il palco e infatti facciamo diversi live perché è importante farli live, perché devi arrivare comunque un domani che quando magari avrai la possibilità di farlo davanti a persone serie, che sono comunque del settore, non potrai tentennare. Io ho avuto comunque una bella esperienza perché 2 o 3 anni fa ho fatto anche X Factor, sono arrivato ai bootcamp e quindi questa cosa qua di fare il live mi ha aiutato molto perché quando ero al forum, avendo davanti tutta la giuria, non ho tremato, sono comunque finito la mia prova. Qual è stata la sensazione che hai provato appunto a X Factor, che poi in realtà è una grande vetrina, però la sensazione che hai provato, quando qui per la prima volta ti sei messo davanti e gli hai detto ok, questo sono io. Sì, avevo paura, nel senso, quando dico paura, paura veramente, nel senso, è stato l'X Factor X12, c'era Fedez, Asia Argento, Mara Maionchi e Agnelli. E io, sapendo che c'era anche comunque un altro artista che fa comunque rap dall'altra parte, che comunque ha fatto rap, adesso fa pop, però ha fatto comunque rap, è un artista comunque forte, e dall'altra parte che ti fa giudicarmi. Ero un pochino in soggezione, avevo paura di sbagliare, perché è normale, ti senti tutto il pubblico che applaude, trema un po' tutto, no? Però alla fine è andato bene, l'audizione è andata bene, mi sono sentito comunque, è stato come una rinascita lì, perché quando non affronti certe cose non capisci anche quanto è difficile fare certe cose, no? E lì, vedendo la TV le persone, dici, ma va, ma cos'è? Non ci vuole molto, ma quando sei lì, è un'altra cosa. Quando sei lì ti trema anche la mano col microfono. Cioè, dipende ovviamente quanta esperienza hai. Se hai fatto tipo 100 live, poi va bene. Anche questa cosa qua di fare tanti live. Sì, è vero, è importante, però quando fai qualcosa di importante a cui tieni, ogni volta hai sempre l'ansia. Sempre. Quindi ho
avuto molta ansia, però comunque è andata bene. E invece scendendo dal palco, ritornando un pochino sul fatto del live, scendendo dal palco, le domande che ti fanno, ti incontri la gente sotto, sono più particolari quelle dei ragazzi più giovani oppure quelle persone un po' più mature, a volte oltre che alla questione tecnica, ma che ti hanno sorpreso e ti hanno fatto anche piacere ricevere perché hanno capito effettivamente poi ciò che volevi dire o comunque ti hanno citato qualche cosa in particolare? Sì, ma diciamo metà e metà, perché ci sono dei ragazzi che se prendono magari un mio pezzo un po' più, tipo l'ultimo è stato l'inizio, no? Però ce n'è uno che ho fatto che si chiama Gigliafa, ci sta. E quel pezzo è un po' più giovanile, cioè quel pezzo lì è un po' più grintoso e parla comunque di discoteca, di uscite, e quindi quello si adatta a quel tipo di ragazzi e quindi a loro è piaciuto quel tipo di canzone. Invece se tipo devo pensare a un altro pezzo mio un po' più conscious, più maturo, per esempio Lettere al Cielo, che è stato dedicato a mia nonna che è venuta a mancare, quello invece ho trovato comunque messaggi di gente comunque di 28 anni, 30 anni, che cioè, guarda che il tuo pezzo veramente a me mi ha fatto emozionare, perché anch'io ho perso una persona cara, e lì c'è quell'empatia, no? Perché se tu fai musica per divertirti comunque della tua vita quotidiana, queste cose qua colpisci più i giovani. Alla fine è quello che gli interessa di più, perché la gente ha, la vita è già abbastanza triste com'è, non tutti hanno voglia di deprimersi sentendo tipo solo messaggi di conforto, no? Tutti vogliono comunque essere spensierati, pensare che non c'è un domani, no? Il domani è oggi, quindi tu devi avere anche quella coerenza oppure anche quella concentrazione nel scrivere. Devi saper variare, ogni tanto fare un pezzo così, ogni tanto così, in modo che comunque si vede che la tua penna non è unica, non va solo a destra, ma può andare a destra, a sinistra, puoi fare più cose, perché alla fine, io lo ripeto sempre, una cosa che mi piace molto dire è che a parte il palco, non c'è nulla che mi separa dalle altre persone sotto. Loro potrebbero essere benissimo loro a posto mio, perché quello che racconto non è che vivo su Marte, cioè vivo sul pianeta Terra. I problemi sono sempre quelli, le preoccupazioni sono sempre quelli. Semplicemente chi fa musica magari le esprime a modo suo. A volte non viene capito, a volte c'è chi lo capisce, però a parte il palco non c'è nulla che mi separa dalle persone che ascoltano, cioè sono un ragazzo normale come tutti, ho fatto la scuola, ho fatto tutte queste cose qua. Quindi, sinceramente, a me fa piacere quando viene una persona grande a dirmi che il pezzo gli è piaciuto, le parole sono piaciute, perché ho notato che le persone grandi, loro tendono ad ascoltare il testo, mentre i ragazzi, loro tendono a focalizzarsi sul beat, se spacca o no, e non gli interessa tanto quello che tu dici. E quello che ecco perché devi avere un beat che spacca e dire anche cose positive, ma almeno prendi tutte e due, no? Perché se no se ti concentri solo su uno, e lì dopo è un po' una pecca. E a questo punto già si incomincia a produrre altri lavori, già in lavorazione sicuramente per ottenere un disco completo, oppure andremo alla produzione singolarmente, ogni singolo, ogni certo No, periodo. adesso con il mio management. Stiamo solo progettando solo singoli, perché fare un disco in questo momento non ho ancora ricevuto un input da fuori per capire veramente la gente si sta aspettando una roba del genere. Devo prima farmi conoscere bene, devo far uscire i singoli, singolo dopo singolo, storia dopo storia, perché ogni singolo ha la sua storia, ogni singolo è un Gil diverso. Cioè io posso rappresentare 10 personalità e tutte quelle personalità sono comunque io. Cioè, sono un arcobaleno, no? Quindi c'è il pezzo triste, c'è il pezzo arrabbiato, c'è il pezzo strafottente, c'è il pezzo ignorante, c'è di tutto, perché tutto questo fa la mia persona. Non voglio arrivare con un disco e bruciare le tappe. Non voglio bruciare le tappe. Voglio fare tipo dei singoli e piano piano facendomi conoscere e poi quando vedrò che il pubblico magari ama quello che faccio, allora dico, cavoli, allora è il momento adesso di fare una roba più elaborata, un CD, un album, così. Ma adesso come adesso, secondo me è troppo presto. E a questo punto noi, prima cosa, la copertina ci sei te con semplice, dove in realtà c'è il riflesso sugli occhiali
Sì. del nome, quindi una cosa De, semplice. quello sarebbe il mio logo, sì. Quindi una cosa semplice ma efficace. Sì, Quindi esatto, non ho voluto impazzire per il singolo. Ho detto, alla fine il testo sto raccontando la mia vita, sto parlando di me, sto parlando di quello che è successo, di quello che ho vissuto, di quello che vorrei fare e perché faccio questo. Quindi semplicemente va bene mettere la persona che sta parlando in quel momento, che sta rappando e sta esprimendo i suoi sentimenti. Non volevo andare a mettere colori particolari, cercare... No, semplicemente io, l'inizio, è quello, sono io. Poi vediamo come le cose andranno poi. Se le cose vanno meglio, allora magari avrai copertine che ti piaceranno magari di più. allora, noi ti ringraziamo, ci diamo appuntamento per i prossimi brani. Ringrazio lo Studio 7 TV per l'intervista e per la bella chiacchierata insieme. Ringrazio Pietro per la pazienza, perché parlo molto. E nulla, spero che ci risentiremo con gli altri brani. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Venite.